Questa impostazione può sembrarvi molto teatrale, ma credetemi, di teatrale non ha un bel niente. Volevo portarvi un monologo, volevo portarvi uno di quei monologhi scritti e recitati, ma dato che qualche persona mi ha sempre detto: «Ehi Edoardo, ma tu reciti anche nella realtà», e allora va bene, recitiamo. Sapete che cosa vuol dire essere un fotografo? Non si diventa fotografi se non hai studiato. E tutti voi mi direte: ma io che non me lo posso permettere, magari sai, iniziavo io da fare da solo, faccio cose». Ok, fai cose. Ok, è vero, magari sei anche bravo a fare qualche scatto, ma non sei un fotografo. E lasciate perdere tutte quelle cazzate che si dicono in giro, che vedete praticamente in ogni profilo Instagram. PH grosso così gigantesco, perché quello non è essere fotografi. E io lo so, so già quello che mi direte, ma il fotografo in qualche modo deve farsi riconoscere. Sì, deve farsi riconoscere, ma non in questo modo. Sapete perché sto studiando e perché ogni giorno scatto qualcosa? Magari sono scatti anche di merda, ma sapete perché li faccio? Perché la mia firma deve stare nello stile che porto. Tutto è già stato fatto, sì, tutto è già stato fatto, è vero. Ma ogni cosa, così come anche nel cinema, se tu dai una sceneggiatura uguale a tre registi differenti, questi tre registi ti faranno tre film completamente differenti. Non è detto? Va bene, dai, provateci. Io sono un freelancer e questo vuol dire che sono un disoccupato che lavora. E voi direte sicuramente: ma che vuol dire se sei disoccupato non puoi lavorare? No, agli occhi degli altri non puoi lavorare, ma io lavoro sottopagato, lavoro per bimbi in cerca di popolarità sul web, lavoro così. E sapete perché? Perché io sono montatore video specializzato in cinema, sono direttore fotografico specializzato in cinema, sono regista specializzato in cinema e televisione. Ma direte sicuramente: e allora perché sei su YouTube? YouTube per me è diventato una vetrina, ragazzi. Può sembrare strano, lo so, ma YouTube è una vetrina. E per me questo è il lavoro. Non nel senso che guadagno su YouTube, per carità di Dio, non mi chiamo né FabiJ né altri YouTuber a caso. YouTube per me è una specie di portfolio. Perché non porti video come tutti gli altri? Perché non ti metti a fare un video al giorno? Perché non voglio essere uno YouTuber. Io sono un freelancer, ma spero un giorno di far partire la mia azienda. Spero di poter aprire un mio negozio. Spero di potermi catapultare in questo che è il mondo del cinema. E non parliamo del mondo del cinema, perché sennò dovremmo immergerci in un mare di merda fatto di persone che hanno un nome, fatto di figli di persone che hanno un nome e fatto di gente che non sa un cazzo di cinema. Anche io non so niente di cinema, ragazzi. È vero, in confronto a tanti altri miei amici e colleghi, io non so niente. Ma quel niente è il 10% di tutto quello che non sanno gli altri. Vedo video su YouTube, vedo gente che si mette a fare cortometraggi pagati dalla regione perché ha un nome importante. E no, io non crederò a queste stronzate politiche che ci stanno dando ogni giorno. Io non credo che i giovani avranno mai l'opportunità di lavorare, perché ci fa comodo così. Noi giovani, noi ragazzi che usciamo dalle scuole, volenterosi, con voglia di fare, che magari stiamo le ore su un cortometraggio, i giorni, i mesi a programmare, non siamo ben accetti, perché abbiamo una mentalità, ce l'abbiamo differente da tutti gli altri. Scusate se mi permetto di dire una cosa che so che potrebbe rovinarmi la piazza, ma la dico lo stesso: io non sono stato creato per fare il burattino. Non sono stato creato per avere il cervello come un contenitore e ficcarci stronzate dentro. Non sono stato creato per questo. Io sono quello che voglio essere. E quelle persone che tante volte mi chiamano, tante volte, e mi dicono: «Begli scatti, ce ne faresti qualcuno a noi?» Io, per carità, rispondo sempre: «Sì, va bene, con piacere». Ma quando ti vengo a dire che voglio essere pagato, tu mi rispondi: ma il mio ragazzo le foto con l'iPhone X me le poteva fare meglio». Bene. Complimentoni. Continuate ad avere questi atteggiamenti delle mie palle e continuate a voler le cose gratis.
Perché andando così nessuno pagherà mai voi, come voi non pagate noi. E questo è perché abbiamo un'età inferiore. Mi dispiace, è una stronzata. E allora qual è quella cosa che vi voglio dire? Qual è il sunto del discorso? È che noi abbiamo un'immagine, noi abbiamo una dignità, e dal momento in cui voi non riconoscete la nostra dignità, non state prendendo a calci solamente noi, il nostro lavoro, qualsiasi esso sia, ma vi state autoprendendo per il culo. Ragionateci. Fate conto che questa lampadina sono le vostre convinzioni. Bene, fin quando le vostre convinzioni non cambieranno e non incominceranno magari a maturare, il vostro cervello, i vostri lavori, il vostro divenire, e anche, perché no, YouTube, sarà sempre così.